forse va. Io sono anche questa. Ci siamo. A proposito, che parlavamo prima di carabinieri, no? Allora c'è quella, praticamente il figlio del carabiniere che torna a casa da scuola, avvilito duro, aveva 8-9 anni, e dice: babbo, babbo, a scuola mi prendono tutti in giro perché dicono che sono stupido come te perché sono carabiniere. Allora, lui poi io, il babbo si risente, no? Se il figlio lo mettiti a sedere che ti do una lezione di vita. Si mettono a sedere. Quindi, caro figliolo, questo è un mondo di stupidi, di imbecilli. Adesso perché qualcuno di noi dell'arma può aver fatto qualche errorino nell'ambito del nostro lavoro, non per questo siamo tutti stupidi. Questo è un mondo di idioti, di imbecilli. A questo mondo c'è gente che è così. Babbo, han bussato, lascia, vado io. Bella questa, No, poi c'è quell'altra che invece è soltanto un po' di palinfrasca, non andiamo per argomenti, se no dai ci imponiamo, no? Praticamente siamo nell'accampamento degli Apache, gli indiani d'America, no? Gli indiani d'America. E non è finita, aspetta un attimo. Allora c'era questo giovane guerriero, 16-17 anni, che si aggirava nell'accampamento, in perdita tra dei dubbi grossi, no? Finché non prende coraggio, chiede udienza al grande capo che lo riceve, lui entra nella tenda e gli chiede: grande capo, mi scusi, ma lei come fa a decidere il nome di noi giovani guerrieri quando nasciamo? Aug, il capo, no? Dice: se quando nasce un guerriero c'è un cavallo imbizzarrito, lo chiamerò cavallo pazzo. Se quando nasce un guerriero c'è un grosso temporale, lo chiamerò rombo di tuono, ma perché mi fai queste domande, due cani che chiavano? C'è guardato che c'era questa ragazza, no? Che era una ragazza che aveva questo problema, questa non era una colpa, era un problema che aveva, la litosi, cioè aveva un anno devastante, no? E lei, capito, stava tutto il giorno in casa, non usciva mai perché aveva questo problema, complessata, molto complessata. E a un certo punto arriva il giorno del suo compleanno, le amiche la convincono a uscire di casa e la portano a mangiare la pizza, poi vanno a ballare in discoteca, soltanto che lei con questo complesso se ne stava sempre a sedere mentre le amiche vedevano, ballavano, no? Ed era una bella ragazza, per cui i ragazzi giovani gli davano da dire, no? Balli? Bevi qualcosa? Lei sempre, no, a tutti, no? Finché non arriva un Brad Pitt, cioè Brad Pitt bellissimo, un ragazzo bellissimo, balli? Gli chiede, e lei, allora decide, va, no? si mettono così a ballare, tutti stretti con sto lento, lei questa bocca, no? E lui parla, a un certo punto dopo un po' gli chiede, scusami, mi puoi dire almeno il tuo nome? È mezz'ora che parlo solo io. E lei fa, Laura, hai scorreggiato? No, adesso hai scorreggiato? Adesso sì. Laura. Che bestia. Adesso sì. Perché adesso andiamo in campagna, no? C'era quel contadino che, cioè, gli rubavano le galline, era un po' che gli rubavano le galline, sparivano le galline dal pollaio, insomma, non ti si arrabbia, insomma, fa questo appostamento notturno, approfittando anche della luna piena, no? Si mette in un cespuglio di fianco alla rete del pollaio e aspetta, verso le 2-3 di notte, vede quest'ombra che arriva da lontano, aspetta, allora quest'ombra va verso il pollaio con delle tronchesi, taglia la rete, apre lo squarcio, poi mette una gamba dentro per entrare, lui gli arriva di dietro e gli prende il marrone. Chi sei? Silenzio. Sta silenzio. Chi sei? Silenzio. Chi sei? Si sente, Mario! Mario chi? Il muto! Questo è fenomenale! Il muto! La parte romantica, pericolosissima. Allora adesso andiamo sull'aereo, volo di linea, no? Siamo tutti stati meno male su un aereo di linea, volo di linea. Allora praticamente quando
l'aereo di solito decollando arriva in quota, il comandante dà il benvenuto a bordo, no? Cioè, con l'interfono, allora qui siamo a questo volo, no? Il comandante è arrivato in quota, accende l'interfono con il microfonino e dà il benvenuto a bordo ai passeggeri. Buongiorno, qui il comandante Mazza che vi parla e vi dà il benvenuto a bordo sul Boeing 737 dell'Alitalia, volo AZ-512 per Palermo. Il comandante, nel augurarvi un buon viaggio, vi dà alcune nozioni tecniche relative al volo. Stiamo volando all'altitudine di 8000 metri, a velocità di 600 km orari, fuori la temperatura di più 3 gradi sopra lo zero, e l'arrivo è previsto fra circa 40 minuti. Il comandante di nuovo vi augura un buon viaggio. E poi si dimentica di spegnere l'auricolare. Si gira verso il secondo pilota. Bon, adesso vado a fare un bel cagatone e poi mi trombo la ostia sui piedi. Ok, ok. Cioè che di dietro che cioè, ridevano tutti i passeggeri fuorché la hostess, che era lì col carrellino, prende, appoggia il carrellino, prende la corsa verso la cabina di pilotaggio per spegnere quel maledetto microfono, no? Solo che correndo inciampa, si sgradella per terra, rotola, elica, c'è il passeggero un vecchietto, no? Che leggeva il giornale, abbassa il giornale, cala gli occhiali, fa: signorina, vada piano che il comandante ha detto che va a cagare. Adesso le voglio dire una, dai, sono sempre sugli aerei, per cui volevo dirne una sui miei amici omosessuali, no, amici non fraterni ovviamente, no? Cioè, amici così, di rispetto, no? Però c'è una che è bellissima, riderebbero anche loro. Siamo sempre su un volo di linea, no? Rimanendo sugli aerei, se l'abbiamo visto un po' come fa, insomma, la cabina. E allora, cioè, sai, quando sono degli aerei, sono quelle trasvolate oceaniche che te prendi, devi andare in Australia, stai 15 ore sull'aereo, no? Una roba lunga, molto lunga. Allora praticamente per una congiunzione arriva un momento che è buio, il sole sparisce dall'orizzonte, quindi la gente approfittando del buio si mette un po' a dormire. Allora si spengono le lucine, si tirano le tendine degli oblò, si reclinano le seggioline, la gente si mette a dormire, silenzio in tutta la fusoliera dell'aereo, no? E nell'ultimo posto doppio in fondo c'erano questi due gay, vabbè, che uno col silenzio fa l'altro: mi è venuta una voglia di fare l'amore. E l'altro: ma sei pazza? Ma siamo in un aeroplanone qua, eh? Non siamo mica nel nostro bel letto, eh? Qui c'è gente. Ma no, dormono tutti, te lo faccio vedere. Allora si mette in piedi e fa: qualcuno ha una sigaretta? Silenzio. Hai visto? Dormono tutti, ti prego, facciamo l'amore, dai, facciamo l'amore, ti prego, ti faccio. Cattiva, ma hai convinto. E bidibom, cominciano lì, guarda, finito, basta. Dopo 2-3 ore, ritornando la luce, no, la gente comincia a svegliarsi, allora si riaprono le tendine, le blocche, si accendono le lucine, si tirano sulle seggioline. E la hostess prende col carrellino, comincia a servire le colazioni, cioè, è andata bene, no? E mentre serve, a un certo punto nota un signore che era in un angolo con una guancia grossa così e gli chiede: ma signore, sta poco bene? Ah, non mi dica, guardi, tutta stanotte che non dormo devo avere un ascesso mostruoso. Come un ascesso? Ma scusi, me lo poteva chiedere, le avevi portato un cachet? Un cachet? Uno ha chiesto una sigaretta, l'ha preso nel culo 3 ore. Oh, sì, ma non può essere, non può essere. Poi c'è una serie che vabbè, c'è una serie che riguarda il fatto del rapporto di coppia, di quando uno dei due non ha voglia di più di fare l'amore, no? Ora c'era questo praticamente che aveva la moglie che non gliela dava da 6 mesi. Allora disperato va dal dottore: dottore, ma non c'è un rimedio medico, una medicina da risolvere questo problema, perché io non ce la faccio mica più. E è una bella fortuna che proprio è uscito proprio adesso questo ritrovato medico, sono delle pillole eccitanti, molto potenti. Lui praticamente ne scioglie una in un bicchiere d'acqua, sono in colori e in odori, la dà da bere a sua moglie, vedrà che avrà addirittura problemi a soddisfarla stanotte, glielo dico io. Questo. Grazie dottore, ma risolvo il problema, grazie. Allora va a casa, tutta la giornata, poi alla sera che devono andare a dormire, lui e lei,
E in camera da letto lei fa a lui: Ugo, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua? Sì, 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 vado io, testa qui che vado io. Allora questo va in cucina, prende un bicchiere, lo riempie d'acqua, poi ci mette una pasticca, la scioglie, poi quando è in metà corridoio che sta tornando verso la camera da letto, dice: sì, ma questa è un iceberg, è un pezzo di mare. Aspetta, torna indietro, mettete tre pillole. Fanno ritornare ancora metà corridoio e dice: sì, questa è recidiva al massimo. Torna indietro, mette mezzo flaccone, poi prende un altro bicchiere, lo riempie d'acqua, mette l'altro mezzo flaccone, poi se ne beve lui. Torna in camera, la moglie prende il bicchiere, se lo beve, buono, si mettono nel letto: buonanotte Ugo, buonanotte Clara. Si mettono a dormire, dopo mezz'ora al buio lei aveva i proliti dappertutto, anche dietro le orecchie, non ne poteva più, tipo: Ugo, ho una voglia di cazzo, dimmelo a me! Sei sbagliato. Era un uomo nuovo. Dimmelo a me! Dimmelo a me! C'era sempre in relazione, cioè era praticamente il marito che non aveva più voglia di fare l'amore con la donna, con la moglie. No? Allora, questa signora era andata al parrucchiere con la sua amica mentre gli facevano i capelli, però parlava, dice: mio marito non mi caga più, sono tre mesi. A proposito, con cosa ti lavi te la tua cugina? Questa è una intima di carenze, perché te il collirio, sei mesi che non vedo un cazzo. Ma lasciamo perdere, guarda, ma come posso fare? Sai cosa faresti, no? Cosa farei? La farei? Io una volta mi è capitato questo problema, sai cosa ho fatto? Sono andato in uno di quei negozi di biancheria intima un po' hard, no? Un po' di quelli, no? Mi sono preso un bel corpetto di pelle, di quelle che ci sono i seni che escono, no? Con tutte le cinture, un tanga di pelle, gli stivaloni sopra, di pelle, sopra il ginocchio, la mascherina da gatto, il mantello. Mi sono messa così sul divano, mi sono fatta trovare da mio marito la sera quando è arrivata a casa, mi ha trombato tutta la notte. E l'altro fa: addio, proverò anch'io. Finito dal parrucchiere, ma sto in negozio di intimo, la tipa si compra sto cazzo di completo di pelle, tutto sadomaso, così. Poi la sera si veste così, poi si mette sul divano, e la sera arriva il marito, prende, appoggia la borsa dell'idraulico, la guarda e gli fa: sta a sentire, cos'è che portai preparato da mangiare? Batman! 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 Poi c'era quell'altro, qua è il suo problema, ma mio marito non mi fa più niente, ma cosa faresti? Basta! In farmacia prendi il Viagra, pasticola blu, no? Tanto la dai. Poi la sera, quando è ora di andare a mangiare, qualsiasi cosa mangia, gli fai una gratuita, con la grattugia, glielo grattugi sul mangiare, glielo mischi e poi vediamo, qualcosa succederà, no? Allora lei fa così, prende il Viagra, la sera va a casa il marito, praticamente lei fa gli spaghetti con le vongole, gli grattugia il Viagra e poi glielo porta a tavola. Poi torna in cucina, a un certo punto sente il marito che fa: ma Maria, vieni a vedere che sono le vongole che fanno i bocchini di spaghetti. Uno sugli ubriachi, no? Allora, domenica mattina praticamente la moglie fa al marito: vai al mercato del pesce a prendere il capitone, l'anguilla, no? A prendere l'anguilla, no? Però mi raccomando, non fa come il solito che ti fermi tutti i bar e torni a casa che sembra ricco freddo, cioè, mi raccomando. No, non ti preoccupare, guarda, ci penso io, c'ho anche voglia di capitone. Ora prende, fa tutto il tragitto, comincia ad andare, no? Va verso il mercato. E a un certo punto passa davanti a un bar, c'è il tipo: Aldo, dai, vieni che ci facciamo un bianco. No, no, che devo andare al mercato. Dai, uno su. Vabbè, però uno. Allora va nel bar, si fa un bianco, parte, riparte verso il mercato. Dopo un po', dopo 50 metri, c'era un altro bar dove li faceva tutti. C'erano altri amici che cominciano a dire: Aldo, dai, vieni dentro che c'è il frizzantino, quello buono, ci facciamo un dico. No, ho già bevuto uno, poi devo andare a fare la spesa. Dai, va, vedete, uno su. E vabbè, uno, però, insomma, praticamente si fa 10 bar prima che arriva al mercato, era già tinto. Prende il capitone, se lo mette nella carta gialla, nell'impermeabile, lo mette in tasca,
torni indietro, si rifà tutti i bar al rovescio, perché capirei. No? Poi è arrivato sotto casa, che poi è scappato un pisciatone. Come faccio? Niente, va nel vicolo lì dietro, di fianco a casa, nel vicolo, si mette lì a fare la pipì. Si guarda e fa... Che eri bello, lo sapevo, ma che avevi anche gli occhi azzurri. Vabbè, ce n'è capito un ce n'è un'altra che riguarda i carabinieri. Io spero che non si offenda nessuno, perché tanto ho detto, c'avevo i parenti carabinieri, però questo carabinieri fuori servizio che andando in macchina per sbaglio mette sotto un cinese che attraversava la strada e gli fa anche male, perché lo riduce in rianimazione, no? Lui costernato, dispiaciutissimo, il giorno dopo lo va a trovare a sto cinese in rianimazione ed era tutto intubato, i tubi dappertutto, no? Robe uscivano dalle vene, era messo malissimo, maschera dell'ossigeno, no? Allora il cameriere va di fianco a lei e dice: scusami, non t'ho visto, io non volevo fare questo, perdonami. Il cinese: Cinciulì! Cinciulì, io non parlo mica il cinese, capisco che magari mi stai perdonando, ma ti volevo chiedere, Cinciulì, ho capito, però non, come devo fare, Cinciulì, e muore. Porca puttana, lui tre volte più distrutto nella vita, in depressione, gli era morto fra le mani, ed era colpa sua. Insomma, nell'ambito del servizio, dopo un mese, si trova in un'operazione di lavoro, insomma, avendo a che fare con dei cinesi che parlavano italiano, allora prende un cinese, allora gli dice: scusi, guardi, un mese fa mi è successo un dramma, no, con un vostro connazionale, che è successo così, e poi, insomma, nel letto di morte lui mi diceva Cinciulì, ma cos'è che mi stava dicendo? Fa il cinese, mi sembrava strano che un cinese sul letto di morte dica: togli i piedi dal tubo dell'ossigeno. Al ristorante. Bene, saluto. Salute. Allora arriva il cliente, si mette a sedere al ristorante, arriva il cameriere. E comincia a fare gnao gnao, torno al tavolo, gnao, il cameriere gnao gnao gnao, questo lo guarda, scusa, ma cosa sta facendo? Scusa. Apparecchio. Ma a parte questo, insomma, gli fa: allora, caro signore, dice il cameriere, noi di primo avremmo questo tipo prende la forchetta e fa: voi fate la pasta fatta in casa, eh? Fate anche la pasta al forno, complimenti, anche tutto fatto in casa, tagliatelle. No, per oggi ci voglio dei nidi di rondine, che so che li fate buonissimi. Che me li fa? Ma come ha fatto? Guardi, ho una dote io mostruosa sull'olfatto, riesco a indovinare le cose. Boh, che me lo abbia stupito, no? Porta da mangiare, poi torna. E di secondo avremmo... E questo qui. Prende coltello. Osta, fate la cacciagione, bello, molto buono, le allodo, le tordi, le quaglie, e mi porta delle quaglie che mi piacciono tantissimo. Ma come ha fatto? Fa il cameriere. Le ho detto che una dote nell'olfatto, non si deve preoccupare. Ora il cameriere va in cucina, parla col cuoco, gli dice: oh bello, c'è uno là che ti adora le posate, insecca tutto quello che fai come menù, guarda che non so se ci piglia per il culo, vedi un po' te. Ah sì, fa così, dice il cuoco, benissimo. Teresina, verso la cucina, nella lavapiatti, no? 120 kg, una matrona così. Sfrigati il cucchiaino da dessert nella roba lì, nella patatina. Che poi dopo vediamo cosa succede, no? Allora, si fa l'operazione. Poi il cameriere va al tavolo, mette il cucchiaino del dessert lì e poi dice: e di dessert avremmo... di dessert voi avete? No. No, non ditemi che la Teresina lavora qui. Proprio grosso. Sei quello che vende l'anima al diavolo. Tutto bene, eh? Cioè, tipo che questo è così.
venderanno al diavolo, allora, allora il diavolo disse, vabbè, ma hai venduto l'anima, cosa vuoi in cambio? Io voglio, in cambio, voglio 100 cassi. Come 100 cassi? Cosa che te ne fai di 100 cassi? Te non ti preoccupare, te lo avanti, mi fai, che cazzo, 100 cassi? Io posso un cassi, io posso le donne e faccio quello che voglio. Oh, il diavolo boh, fa il sortilegio, fu, e questo fu, si trova un mazzo di cazzo, fa per andare via contentissimo, e il diavolo lo ferma, bello, vieni qui che ci sono anche quelle due casse di maroni da prendere. Oh. Se, non so, aveva fatto facile. Quei due pipistrelli attaccati regolamentari, no? La testa in giù, no? Cioè come sono attaccati con la testa sotto. O uno parlando più o meno fa, di ma qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Il giorno più brutto? Ah, quella volta che mi è venuta la diarrea. Te lo giuro, proprio quel momento lì. Quella volta lì. Qui siamo a spiaggia, quindi questa la possiamo vedere. La possiamo proprio vedere. Siamo vicino al mare, no? Per cui facciamo conto, d'estate, agosto, arriva un cieco a spiaggia, poveretto, cieco, a tentoni, a tastoni, arriva sotto l'ombrellone, aperto, cioè, prende la borsa da mare, appoggia, poi comincia a tirare fuori la corrente, il tiro da bagno, le ciabattine per andare sugli scogli, olio solare, no? E poi tira fuori una bambola gonfiabile, sgonfia, solo che la gente attorno dice, che vuole fare? E comincia a gonfiare, è bello quello, e comincia allora cazzo, gli ombrelloni di fianco nasceva un po' di panico, no? Allora praticamente, bambini andiamo a fare il bagno, no le mamme, no i bambini allontanandoli, gli anziani, babbo non è che ora andiamo, che andiamo a dormire, che sono due di pomeriggio adesso, l'anziano. E questo, insomma la bambola cominciava a prendere forma, troppa forma, a un certo punto un capo famiglia di fianco, di ombrellone, si fa coraggio, va lì, e dice, caro signore, scusi, guardi, sono uno qui, ma lei non può fare queste cose qui, ci sono gli anziani, i bambini, siamo a spiaggia. Ma perché? Cosa sto facendo? Cosa sta facendo? Sta soffiando in una bambola gonfiabile. Bambola gonfiabile? Non mi vorrà mica dire che tutto sto inverno mi sono scoppato il canotto. C'era quel contadino che aveva la mucca strabica. Sì. Sì. Oh, ho visto la tua faccia. Immaginavo, somiglio anche a una mucca adesso. Comunque, aveva la mucca strabica, allora chiama il veterinario che arriva, constata il problema e poi prende qua dietro la mucca, gli alza la coda, poi rimezza un po' nella borsa, tira fuori una cannuccia da bibita, gliela schiaffa nel robo, nel gnao. E poi comincia a soffiare, no? Il contadino davanti guardava la faccia della mucca, che cazzo si raddrizzavano gli occhi, no? Ora bello, dice, bellissimo. Va di dietro dal veterinario e gli chiede, scusi, posso provare anch'io? E il veterinario, prego, prego. E allora lui, contadino, toglie la camicia da quel senso, la mette in quell'altro. E poi va per soffiare, il veterinario fa, ma cos'è che sta facendo, scusa? Ma come cosa sta facendo? Non vorrà mica che metto la bocca dove l'ha messa lei. Ma stiamo scherzando. Mia madre. Siamo fuori. C'era quel tipo che aveva, vabbè, era un mese che aveva una diarrea spaventosa, dolore intestinale continuo, allora non ce la fa più, vado al dottore, capisce il problema, dice non c'è mica problema, adesso dai, le prescrivo una astringente, non c'è problema. Ora, sul ricettario scrive Imodium, no, il noto astringente, no, reclamizzato. Solo che, sapete come sono fatti i medici, a scrivere, cioè prendiamo una gallina è un monaco amanuense a confronto, non si capisce un cavolo, no? Imodium. Il tipo prendendo la ricetta, andando dal farmacista, no? Gliela dà, il farmacista capisce Imodius. E l'Imodius è un calmante. Ma il farmacista non lo sapeva dei problemi che c'erano. Insomma, questo va a casa, si parla una settimana di calmanti, credendoli astringenti, no? E appunto dopo una settimana il dottore lo incontra per la strada e gli chiede, carissimo, allora l'è passata quella fastidiosa diarrea? E questo, calmissimo.
che mi si fa, no dottore, guardi, mi cago ancora addosso, però adesso non me ne frega un cazzo. Giuro, veramente. Allora c'è quel perché ti vuole vedere. No, allora c'è quel camionista, no, che va di notte in questa strada statale da solo, sentendo la radio. A un certo punto alla radio interrompiamo il programma di musica da ballo per annunciarvi una notizia sensazionale. Sono sbarcati gli extraterrestri. Cioè, gli extraterrestri? Aspetta un attimo, alza, no? Ma non vi preoccupate, gli esseri sono assolutamente innocui. Ve li descriviamo. Indossano una tuta bianca, hanno braccia molto lunghe e occhi molto grossi che vi guardano dal basso, perché sono alti circa un metro. Parlategli lentamente, vi capiranno. Extraterrestri. A un certo punto, andando avanti, ritorno nel boschetto lì di fianco, vedo una luce blu in questo bosco, dice, luce blu nel bosco, parcheggia il camion, spegne, tiro il freno a mano, scende, scavalca il guardrail, va verso il bosco, un boschetto, va a vedere, no? Avvicinandosi, gira un cespuglio, gira un albero e poi lo vede, era lui, l'extraterrestre, era lui, alto un metro, tutta bianca, braccia molto lunghe, gli occhi che lo guardavano da sotto. Ha detto la radio che devo parlare lentamente. Ciao, mi chiamo Mario e guido il camion. Ciao, mi chiamo Ernesto, guido l'ambulanza, cago. C'è il tipo che poi sposa la sordomuta, poveretta, cioè la sordomuta, no? Che poteva fare? Cioè, la sordomuta, fatto il matrimonio, vanno a casa la sera, nel lettone consumano il matrimonio, e poi, tutti belli nudi nel letto, lui comincia a parlare con lei, mettendosi d'accordo un po' come faremo nella vita, no? Cioè, mettiamoci d'accordo. Allora, dice lui, con labiale lentamente, perché sennò corina. Quando avrò voglia di fare l'amore, ti tirerò una volta una tetta. Capito? Bravo. Quando non avrò voglia di fare l'amore, ti tirerò due volte l'altra tetta. Capito? Bravo. Quando tu avrai voglia di fare l'amore, mi tirerai una volta il pisello. Capito? Bravo. Quando non avrai voglia di fare l'amore, mi tirerai 60 volte il pisello. È la risposta. E così non sbagliato. Oddio. Ok. Quei due ubriachi praticamente che fanno fatto il tour dei bar quella sera lì, erano fuori devastati, no? Arrivano nell'ultimo bar di notte, non ne potevano più, bevono ancora e poi a un certo punto uno fa altro, devo andare in bagno. E prende, si alza, va dal padrone del locale, scusi, dov'è il bagno? Al bagno guarda in fondo a destra, grazie. Va in bagno, dopo 5 minuti torna dal tavolo dall'amico e fa, oh, voglio vedere che in questo bagno c'è il cesso che è d'oro. Ma va là, sei proprio fuori, è possibile. No, vieni a vedere, ma è possibile, ti porta a casa che sei proprio ubriaco. Come lui, cioè. Insomma, vanno a casa, basta, no, se vanno a casa. Questo qui, quello che c'è sotto la mattina quando si alza, un po' sul tardi, c'aveva ancora questa roba nella testa, sto cesso d'oro, c'aveva questa immagine, no? Allora, riesce a capire un po' dove era l'ultimo bar dove erano state la sera prima, allora va nel bar, parla col padrone, dice, guarda, scusi, guarda, ieri sera eravamo qua verso le due, io e il mio amico eravamo un po' fuori, sì, in effetti, che gli ho chiesto un po' dove era il bagno, lei mi ha indicato un fondo a destra, ma mi deve togliere una curiosità, ma in questo bagno
c'è il cesso d'oro. Il ristoratore, il barista si anni, perché mi guarda in barista sulla cucina e fa: Mario, vieni che mi ha trovato quello che ti ha cagato nel trombone. Basta se vi dico l'ultima. Beh, puoi andare anche allora, avanti. Questo, puoi andare anche avanti per me. Sì, no, per me. Sì, questo andiamo avanti troppo, dovevo anche bere tutta sta roba. Sì. Cioè, ma perché quella di Giulietta e Romeo in un momento di intimità? L'idillio per eccellenza, Giulietta e Romeo, l'amore, proprio scritto nei testi anche di scuola, insomma. E loro, poverini, cioè, non è che non si vedevano mai, a volte si trovavano un po' sullo stretto, per cui dai, lo facevano tutto sto amore. Allora, praticamente, Giulietta a Romeo: Romeo, me lo metti in mano? Ma Giulietta, in quelle delicatissime manine con le quali si soliti ricamar centrini, che poi metti sui tavolini con sopra i vasini e dentro i fiorellini, mai potrei far ciò, Giulietta. Romeo allora, in bocca, ma quella candida boccuccia con la quale si usa a raccontar poesiuole ai passerottini che si posano sul davanzalino della tua finestrina la mattina, mai potrei far ciò, Giulietta. Dea Romeo allora, nella passerina, ma in quel tenero irgulto che hai fra quelle rose gambettine con la quale passeggi sulla rugedina dell'erbettina la mattina, con i passerottini al tinenzellino che fanno dei giochini con le nuvoline che guardano le foglielline dei ramini e degli alberini. Senti, Romeo, fai come vuoi, basta che me lo cavi dal culo. Va bene? È così, dai. Poi potremmo andare avanti anche un po', perché... Adesso un altro brindisi. Facciamo un altro brindisi. Facciamo un altro brindisi. Che purtroppo poi vediamo. E poi vediamo. Cioè, è il primo bicchiere.